Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta golosa Nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono zucchero, latte, cacao amaro, sale, uova, vanillina, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato e per farcire mascarpone, uova, Nutella e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la farcia. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone la Nutella e le uova. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Mettere da parte in una ciotola. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Posizionare la farfalla. Mettere lo zucchero. Le uova. Chiudere con il coperchio senza il misurino e le facciamo montare per 6 minuti a velocità 4. Azionare il bimby a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere piano piano prima l'olio e dopo il latte. Fermare il bimby. Aggiungere la farina, il cacao amaro, la vanillina, il sale ed il lievito. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Versare la metà dell'impasto in una teglia da 20 cm rivestita con carta da forno bagnata e strizzata. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la torta dal forno, adesso verseremo sopra la crema. Ed il resto del composto. Proseguire la cottura in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente e riporre in frigo per almeno 3 ore prima di rimuovere dallo stampo. Torta golosa, Nutella e mascarpone. Si conserva in frigo per 3-4 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!